Ciao Noemi. Ciao Mirella, come stai? Sei guarita? Ciao a tutti. Ciao Mara. Ciao Alessandra. Ciao. Ciao Silvia. Ciao Federica. Grazie. Ciao Meli. È arrivata anche Cecilia. Ciao Renata. Hi. Ciao. Eccoci. Ciao. Ciao. Bene, bene. Tu? Bene. Sei sopravvissuta Ottimo. al tuo lavoro? Che c'è ancora in progresso. È un lavorone, è un lavorone. Infatti ho il tavolo tutto pieno di pelucchi di carta Amalfi. Però sta andando bene, mi sta divertendo, sto usando lo Spencerian, quindi benone. Sì. Allora, abbiamo visto delle storie molto interessanti. Tra l'altro, questa settimana c'è un sacco di roba che sta succedendo, sull'orizzonte, nell'orizzonte calligrafico. Bello, bello, molto bello. Attivi, insomma, mi piace. Sì, molto, Dunque, molto. Oggi tra l'altro è martedì grasso. oggi è martedì grasso, sì. Quindi L'avete sentito carnevale. questo carnevale, io ho mangiato solo le chiacchiere, sono stata molto brava quest'anno. Io sono andata a trovare i miei genitori, mia mamma ha fatto le frittelle, quindi mi sono state a casa un po', sono già finite praticamente. Subito. Subito. Vabbè, ma quello si fanno per mangiarle. Allora, devo mettere gli occhiali per vedere i commenti perché altrimenti non vedo. Hi Cristina. Ciao a tutti, come state? Ciao Fede, ciao Mimma. Mirella che ti dice che l'anno scorso a quest'ora eravate al ristorante a Londra. Vero, vero. L'anno scorso abbiamo fatto il workshop con Rachel Yellop a Londra. Mirella è venuta, siamo state insieme il fine settimana e sì, eravamo al ristorante insieme, sì, è vero. Gli ultimi giorni Bei prima. ricordi. L'ultimo workshop in persona. Sì. Va bene, ma bando alle ciance perché stasera, cara la mia Marta, puntata delle chiacchiere monolinea un pochino più breve del solito perché c'è una bellissima lecture di Paul Antonio che andremo a seguire. Sta succedendo adesso, quindi qualcuno manca dalla diretta di stasera probabilmente perché a vedere tutte le altre dirette e la sua lettura. Però noi abbiamo delle cose importanti da far vedere perché Marta ha preso un libro nuovo. Ho preso questo libro nuovo e giriamo la telecamera così lo faccio anche Vai vedere. tu per adesso? Sì. Perché vogliamo vederlo bene questo libro. Allora, vediamo se non riesco a far danni con. Intanto diciamo che sono due calligrafe statunitensi. Sì, dell'Oregon, di Portland. Sì, e a Portland sappiamo che c'era, l'abbiamo detto l'altra volta, Lloyd Reynolds. Esatto, a cui loro fanno molto riferimento anche nella scrittura di questo libro. Allora, loro sono queste, sono Barbara Getty e Inga Dubai, e sono queste due bellissime signore. Ce le fai vedere un pochino più da vicino? Eccole Eccole qua. qua. A me piace sempre Perfetto. andare a vedere la faccia delle persone, degli autori dei libri, perché si capisce qualcosa in più rispetto al non averle presenti. Quindi qui non ho fatto molta fatica perché ho semplicemente girato il libro, io non le conoscevo fisicamente, ma sono queste due belle signore e hanno creato questo programma più che altro per le scuole, da introdurre nelle scuole, che però poi, come spesso succede, viene estrapolato dal contesto scolastico e viene inserito nel contesto
privato, quindi una persona che vuole migliorare la propria scrittura può benissimo addentrarsi in questo sorta di programma. È veramente un programma nel senso che è strutturato partendo proprio dalle basi e con dei fogli di pratica, ti aiuta, ti prende per mano, ti aiuta passo passo e va insomma, a farti crescere piano piano, addentrandosi sempre di più in quelle che sono le caratteristiche dell'italico monolinea. Parte da un italico monolinea semplice, quindi slegato, senza occhielli negli ascendenti e negli discendenti, quindi molto pulito, molto semplice, per poi andare a... Non so, avevo trovato un punto in cui lo spiegava molto bene. Vediamo se riesco a recuperarlo. Ecco qua. Quindi, vediamo. Parte trattando il Basic Italic, quindi quello che abbiamo fatto noi all'inizio, da cui siamo partiti, per poi andare a sviluppare un movimento un pochino più corsivo e quindi andando ad inserire le legature, andando a dare un pochino più di movimento alle lettere e a tutta la frase. Poi anche una sezione dedicata alla punta tronca, alla scrittura di questo stile, però con la punta tronca. E la cosa bella che io ho trovato proprio stupenda è che è interamente scritto a mano. Quindi E quella che voi questa è una cosa vedete, bellissima, sì. quella che voi vedete, cioè non è scritto a computer, è tutto scritto dalle mani delle autrici. Quindi è tutto scritto Bellissimo. in italico monolinea, ma quando dico tutto intendo veramente tutto, anche le didascalie, non so se si vede. Fantastico. E io lo trovo una cosa spaziale. E loro ci tengono veramente molto, perché fanno proprio è un'opera proprio di sensibilizzazione alla scrittura a mano. Quindi dicono proprio questo libro è scritto a mano. Allora, Bellissimo. io lo trovo molto semplice per la prima impressione che ne ho avuto, sfogliandolo ieri sera e oggi, abbastanza anche velocemente, nel senso che non mi sono addentrata nelle note in piccolo, eccetera. Però anche solo per il fatto che fornisce una panoramica completa tutto lo stile, andando addirittura ad analizzare caso per caso le legature di Le tutte legature. le lettere con la lettera successiva diversa in base a che sia una legatura alta, bassa, eccetera. Ok, Marta, tu che ce l'hai sotto il naso, rispondi probabilmente meglio di me a questa domanda di Alessandra che dice: è facile anche per chi ha poca pratica con l'inglese? Direi di sì, perché è molto figurato. È molto figurato, quindi anche se ci sono delle piccole note a margine o ad integrazione degli spazi di pratica, sono comunque molto intuitivi. Poi ci sono informazioni in più rispetto a quelle del corsivo dell'italico monolinea in sé, perché fa proprio anche, ogni tanto inserisce questi piccoli disegni, queste piccole note che sono delle curiosità sul mondo della scrittura, da come è nata, nel mondo egizio, nel mondo Bello. romano, dei greci, parla degli strumenti, quindi le tavolette di cera, Bellissimo. e poi addirittura alla fine, vediamo se lo trovo, qui, lettera per lettera. Ah, la La progressione, l'evoluzione delle progressione, lettere, esatto, bellissimo. alla progressione delle lettere proprio suddiviso A, B, C, D. Quindi uno ha una curiosità su da dove nasce la lettera A, va in questa sezione e ha tutta la progressione in base alle civiltà. E la Quindi, lettera A nasce dalla testa di un animale, lo vedete là in cima. eccolo qua. Sì. Esatto, quindi sono cose che magari non ci interessa sapere nell'immediato, però sapere che abbiamo un libro, un manuale nella nostra piccola biblioteca che ha questo tipo di informazione nel momento in cui noi ne avremo bisogno, secondo me è anche prezioso. Eh sì. Quindi Quindi da avere, per me sì. è promosso. Lo diciamo, perché l'ha chiesto anche Elena adesso, costa poco meno di 20 euro e si Sì. trova via Amazon. Io l'ho preso su Amazon, sì, è circa 18 euro, poco più. Quindi assolutamente.
abbordabile e acquistabile. Non ci vuole. Per me è No, promosso. Noemi, metti in lista. Eccole. Poi hanno in mano due bellissime matite, guarda che bello. Eh no, eh no. No? Ma poi i sorrisi che hanno, cioè queste due donne si stanno proprio divertendo, lo vedete che sorrisi che hanno? Secondo me si sono divertite a scriverlo ed è la cosa più bella perché No, ma la calligrafia e la brava. scrittura devono essere un piacere. Ma guarda, c'è una piccola introduzione di qualche pagina che ovviamente è tutta in inglese, però sono delle anche delle piccole confessioni, delle emozioni che loro provano quando scrivono. E loro hanno insegnato per tanti anni a scuola, quindi sono due insegnanti per 25-28 anni l'una, 28, 25 l'una e 28 anni l'altra, quindi si sono dedicate proprio all'insegnamento. E questa loro passione anche per l'insegnamento traspare anche da questo libro. Quindi non solo le nozioni, i concetti, ma anche il modo in cui vengono spiegati, molto, molto bello. Per me vale la Bene. pena. Ottimo, allora un altro libro aggiunto alla nostra piccola biblioteca calligrafica. E direi Esatto. un ottimo libro di esercizio, comunque sono delle lezioni, mi sembra di capire, è concepito questo qui come delle lezioni progressive, no? Sì, torno di viso. Sì, sono delle parte proprio dalle basi, essendo che ci sono dei fogli con delle righe in bianco dove tu puoi e ti invitano a scrivere direttamente sul libro. Quindi di non avere paura di rovinarlo, che tanto poi in fondo ci sono i fogli da fotocopiare per le linee guida, Gli però esercizi. il fatto di mettere in quel momento preciso, temporale, in cui tu stai leggendo, di mettere nero su bianco quello che tu stai leggendo, fa parte dell'iter di apprendimento per me. Quindi ci sono proprio queste schede da compilare, sono un progressivo. Più vai avanti, Sì. più aumentano le nozioni, quindi più metti in pratica e più impari. Quindi è un'evoluzione. Ti accompagnano. A me questi manuali in cui ti prendono per mano e ti portano piano Sono piano belli, eh? a crescere Sì. gradualmente e non è che ti prendono e ti immergono in un mare, ti dicono nuota Di e nozioni, devi fare sì. questo, nuota, però non ti insegnano a nuotare. Qui ti insegnano proprio ad arrivare piano piano al risultato. Bene, 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 Quindi, bene. Anche perché delle volte. Quando si cerca di fare questi stili che av si avvicinano un pochino di più alla nostra scrittura, perché quando, almeno non so se credo l'esperienza sia condivisa un pochino da tutti, no? Quando impari uno stile calligrafico con uno strumento che non usi quotidianamente, sei un pochino più portato a rallentare, nel senso che c'è anche la fase di apprendimento di uso di uno strumento diverso, no? Quindi devi fare più attenzione, stai usando un inchiostro e non la penna Bic, per intenderci, perciò il cervello si ferma e forse riesci anche a dargli un pochino più di regole, ma quando usi uno strumento quotidiano, il cervello ti riporta alla tua scrittura normale, no? Cioè no, non ci metti i paletti, non ti stai mettendo i paletti. E la difficoltà è proprio che, come dire, devi continuamente da quello che stai leggendo, quindi fare esercizio subito e che loro ti accompagnino per bene in questo progresso, per imparare un sistema nuovo, credo che sia molto positivo, no? È proprio il modo, credo, da utilizzare. Bene, bene, per pulire la scrittura, per iniziare a prendere confidenza con l'italico, che è uno degli stili, credo, più belli, no? Ci si fanno un sacco di cose molto interessanti, anche con strumenti diversi dai pennini. Allora, proviamo a scrivere un pochino stasera, anche noi. Sì. E Prendiamo stasera. spunto da queste due belle signore. Esatto. E usiamo queste. E usiamo le matite. Stas
Stasera vi invitiamo a usare una semplice matita. E se ne avete due, ancora. Perdona, Cecilia, non volevo interrompermi, ma non volevo interromperti, ma per, tra l'altro non ho detto che chi ha questo? Loro sono nient'altro che la referenza Getty Dubai della sezione dell'italico and writing di questo piccolo manuale. Quindi sul manuale della Speedball. Manuale della Speedball ci sono loro. Eccole. Giusto per capire un po'. Certo, facciamo i collegamenti, giusto, esatto. giusto, facciamo i collegamenti. Chiusa parentesi. Allora, come al solito, noi facciamo un gran bordello. Aspetta, che giro di qua. Oh, vediamo di... Stavi dicendo? Stavo dicendo di prendere la matita, sarebbe meglio anche due forse, perché vorremmo cominciare a farvi vedere, magari se il filo lo faccio passare sopra meglio. Ok. Sarebbe interessante iniziare a parlare anche di qualcosa che si avvicina di più alla calligrafia con gli strumenti calligrafici, no? Sì, soprattutto quando si parla magari di italico, no? Esatto. Che è uno stile, cioè non nasce come stile monolinea. No. Uno stile con degli spessori. Quello di cui avrete bisogno sono queste cose qua, cioè del semplice nastro e due matite. Adesso io devo rifare le punte delle mie matite, quindi mi prendo il tempo per farlo velocemente e poi vediamo di fare, proviamo a fare questa cosa in diretta. Sì. Ma tanti di voi lo sanno già fare perché lo hanno fatto in qualche corso, sicuramente. Sì. Chi si è approcciato alla punta tronca sicuramente sa di questo meccanismo con le matite. Allora, vediamo di allinearle per bene. Tu hai le matite stilose, eh? Una sì, l'altra è Tiger. Per accontentare tutti, no? Un po'. Allora, non usiamo le matite stilose, usiamo le matite quelle da... come vogliamo chiamarle? Da battaglia. Sì, da battaglia, normali. E le fissiamo facendo attenzione di avere le punte alla stessa altezza. Lo sai che io ho debole per le matite. Allora, io le fisserò anche più in alto perché altrimenti fanno questa cosa qua, cioè si muovono. Anch'io, che tra l'altro sto usando un nastro molto sottile, quindi sicuramente le fisso anche sopra. Sì, così abbiamo una bella cosa stabile. E poi ovviamente quando bisogna rifare la punta alle matite, a meno che non andiate a farle con il taglierino, con un bisturi, eccetera, però dovrete togliere il vostro nastro e poi rimetterlo una volta appuntite le matite. Non ho mai provato a fare questa cosa con i portamina da 0,5. Si potrebbe provare. Comunque, il trucco, questa cosa qua, sì, con questa cosa qua riusciamo a simulare il tratto che lascia un pennino. Però ne parliamo, intanto le abbiamo preparate e le lasciamo qua, sì, direi. E adesso ci facciamo un pochino di esercizio con la matita. Io questa sera mi sono tenuta sotto, non so se si vede Marta, una base, sì, molto più morbida del solito. Ok. E c'è un motivo perché ho fatto questa cosa, perché almeno io quando faccio le sessioni a matita
Le uso non solo per imparare il controllo, ma per imparare anche la leggerezza del tocco, del tratto. Uh-huh. Spessissimo quando scrivo di getto, quando scrivo diciamo la mia scrittura di tutti i giorni, tendo a premere sulla carta, cosa che fa come risultato fa apparire dall'altra parte del foglio una traccia. Ok, sì. Perché vado a schiacciare le fibre della carta. Invece avere una superficie più morbida sotto ti costringe a stare molto leggera, perché se io premo, avendo sotto una superficie morbida, vedrò ancora di più il segno sulla carta. Adesso io non so se riuscite a vederlo. Il tuo, sì, si vede, un ecco. È un panno o... o della pelle? No, è un pannetto, non so come si chiama, aspetta, ti faccio vedere, a parte che è pieno di... sì, vedi che cos'è? Sì, sì. È tipo un panno lenci, è un panno lenci, sì. Lana cotta, un panno lenci. Esatto, esatto, però lo trovo tipo un euro e 50 ed è grosso, credo che sia due foglie a tre, come due foglie a tre. Io per fare più o meno lo stesso effetto, comunque di solito anche quando scrivo magari con il pennino tengo sotto magari questo strato di pelle. Sì, si può usare le copelle, la cosa... Sì. E attutisce un po', fa un po' da materasso. Esatto, esatto. E me ne accorgo subito, dicevamo, quando vado a premere di più, perché, ecco, no, aspetta che voglio metterle nel punto dove si vedono. Eccolo, le vedete? Le due righine che ho lasciato premendo di più con la matita, addirittura con una matita, se ci passate sopra con il dito è proprio evidente, no? Che lasciate un segno. Non voglio che succeda questo. Quindi non devo proprio sentire, e quando faccio le mie lettere, adesso devo cambiare gli occhiali perché altrimenti mi acceco. Molto meglio. Stasera okay. devo liquidare con la fotocamera. Mannaggia. Allora. Sto proprio attenta. Questa cosa qua di stare leggeri e di praticare anche la, come dire, la delicatezza del tocco mi facilita tantissimo anche come pratica pre-pennino. E vi spiego che cosa intendo. Se io tengo il pennino in modo, come posso dire, rigido, quando faccio molta pressione sulle dita intorno alla matita, è come se irrigidissi tutto quanto il sistema dei muscoli della mano, no? Sì. E riesco a fare meno movimenti, sono molto meno fluida. Invece, allentare la presa qui vi permette di avere un sacco di mobilità in più, sia delle dita stesse, ma anche del braccio, perché non state scaricando tutto il peso in quel punto. Oltre ovviamente a facilitarvi quando diventate un pochino più bravi, usate degli altri strumenti, nella manipolazione dello strumento, perché ci sono alcune varianti dell'italico che si fanno con tante manipolazioni del penholder. Hai voglia. Quindi se io sto stringendo tanto la mia cannuccia, hi Shreya, se io sto stringendo tanto la cannuccia, Marta, è normale che dopo non riesco più a girare, no? Cioè, sì. Ho tanta difficoltà in più. Invece questo esercizio qua aiuta proprio anche a sviluppare quella delicatezza sia del tocco, del tratto, che della presa sulla penna o sulla cannuccia, che sono una cosa molto importante. Vero.
Oltre poi oltre ad essere utile per ottenere poi un tratto delicato, eccetera, a lungo andare è utile anche a livello fisico perché non ci sono tutti gli stress dovuti alle varie contrazioni dei muscoli, dei nervi. Certo. Certo, Allora, è una stessa. cosa che va imparata, perché non è una cosa che viene naturale, per quello che bisogna fare dell'esercizio e sforzarsi all'inizio di essere leggeri, delicati, perché l'istinto è quello di comunque di premere. Hai voglia. Tantissimo. Stasera però poi noi non dimentichiamoci, avevamo anche quella La domanda di Elena. domanda Sì. di Elena, molto interessante, secondo me, che Sì. però apre un discorso abbastanza ampio. Ah, tra l'altro, prima di passare alla domanda di Elena, scusami, non so perché ho detto Paola, non so a chi stavo pensando. Un'altra cosa, per esempio, quando io faccio la pratica matita, anche con queste da 0,5, ciao Robby, inizio con un tratto fine perché magari metto la grafite, cioè la punta della matita, dalla parte più fina, no? E poi mano a mano che la uso il tratto si ingrossa, perché vado ad appiattire, uso la matita, è come quando usiamo queste qui con il legno, no? A un certo punto la punta si mangia, mano a mano che la utilizziamo e la punta perde la sua punta, appunto, Sì, aumenta la superficie di grafite, che la tocca. punta che tocca il foglio, pertanto il tratto Esatto. diventa più grosso. Poi il discorso ci introduce a un'altra cosa interessante che fa sempre parte, secondo me, della non iniziare, imparare ad osservare i tratti che produciamo sulla carta. Il discorso è questo: mano a mano che mi si allarga il tratto che lascio sulla carta, se io voglio mantenere lo spazio bianco tra le lettere, quindi la mia spaziatura equivalente a quella che ho fatto una riga sopra, dovrò allontanare un pochino le lettere. Quindi devo essere ben consapevole che questo tratto ha uno spessore e quest'altro tratto ne ha un altro. E non posso usare la stessa spaziatura, no? Qui quello che dirige l'orchestra in questo tratto qua sono i bordi esterni del tratto che ho eseguito. Quindi andrò a misurare a occhio, e quando dico a occhio non voglio dire un più o meno, cioè si usano proprio gli occhi per fare questa cosa. Deve essere una cosa che si impara a fare otticamente, È un equilibrio ottico. esatto. Quindi è il mio bordo esterno che determina dove andrò a fare il tratto successivo. E devo essere anche consapevole di quanto è largo il tratto che faccio, perché se non ci penso, magari metto la mia penna nel punto sbagliato e faccio la linea qui. Sì. Ecco perché quando uso uno strumento con la punta che produce un tratto abbastanza largo, se voglio far venire fuori questi triangolini, questa linea qua la devo far partire molto prima, perché se aspetto troppo mi vado a mangiare dello spazio anche con il tratto, no? Con la larghezza del mio tratto. È un discorso che, vabbè, si Sì, potrebbe si sviluppare. potrebbe sviluppare e sviscerare, però ecco, basti sapere che ci sono due o tre cose che vanno mantenute nonostante lo strumento. Sì, Quindi sì.
il famoso spazio negativo, il famoso la spaziatura, eccetera. Sì, però intanto anche se uno usa queste, come dire, tecniche di scrittura, questo italico semplificato per uso quotidiano, è sempre interessante, no? Conoscere qualcosa in più, magari noi stasera lo accenniamo, questo discorso, non abbiamo la pretesa né di svilupparlo né di fare uno. Se è curioso, si informa, fa un pochino di ricerche, ci sono dei bellissimi testi che parlano di queste cose ed è una cosa interessante. Proviamo a passare alla doppia matita? Anche perché sono già le 9:30. Esatto, infatti, la curiosità, comunque siate curiosi, Sì. non smetterò mai di dirlo e di incitare la curiosità, perché la curiosità è quella cosa che vi fa crescere. Eh sì, eh sì. Allora, per chi ha voglia tra di voi di abbandonare un pochino, di iniziare ad abbandonare il monolinea e avvicinarsi invece a uno strumento più calligrafico, che è, vi faccio vedere un pennino, aspettate, io qui ho uno speedball, ah no, c'ho anche un Mitchell, eccolo qua. Eccoli Bravo. qua, questi strumenti qua. Un buon metodo, uno dei metodi secondo me più buoni, è di usare la doppia matita perché simula la punta tronca. Quindi quando vado ad usare queste due punte. Un metodo che tra l'altro è indicato anche nel nostro buon pen lettering di Ancamp. Assolutamente. Perché vedete che Oh, fallo vedere, perfetto. è riportato anche qui. Quindi anche qui, Assolutamente. dai tempi che furono, c'è questo metodo. Nessuno ha inventato niente, esatto, nessuno ha inventato niente. Tra l'altro, Marta, il metodo delle due matite fa vedere molto bene. Adesso facciamo una lettera. Allora, lo strumento che si usa per l'italico, si appoggia sulla carta con un'inclinazione di 45 gradi, no? Che è facile da ottenere anche con un piccolo schizzo. E io so che le mie punte devono essere appoggiate così, non devono essere appoggiate così o così, vanno messe in questo modo. Lungo questa linea di Esatto. 45 gradi. E proviamo a fare la lettera radicale dell'italico, che è la N. Usando con una piccola entrata. Ecco, guardate che cosa succede. Vedete esattamente dove esce il pennino. Qui non potete scappare, cioè vedete esattamente dove state facendo bene e dove state facendo Esatto. Qui sei cannate. intenderci. Quindi qua proprio anche, no, sai cosa? È utile questa cosa perché siccome nell'italico ci sono, come dicevi tu, c'è tutta la gestualità della rotazione della punta, eccetera. Qui, con la doppia punta, col doppio tratto delle matite, che evidentemente io non ho allineato bene perché in alcuni tratti non ha lasciato il segno, vedete dove avete Sì. magari iniziato prima la rotazione, dove avete magari aspettato un po' troppo e quindi non avete il risultato che volevate ottenere. Cioè, riuscite a capire dove la vostra gestualità magari va migliorata o magari va bene. Sì. A me quello che è sempre piaciuto di tanto, mi si dice che, cioè mi dicono che a me non mi si vede, credo di dover tenere il mio foglio molto più in alto rispetto a quanto. Adesso ditemi se riuscite a vedere anche me. A me quello che è sempre piaciuto tanto è che con le due matite riesco proprio a capire e a vedere come devo posare la penna e come devo muoverla, no? La mia punta dove deve uscire,
quando è che magari posso permettermi di appiattirla un pochino per avere, non so, un angolo un pochino più piatto qui, cioè mi permette un sacco di analisi, io ci faccio un sacco di ragionamenti su questa cosa qua. E quello che mi piace anche, Marta, non so se succede anche a te, è che capisco bene che questa parte qua otticamente non la vedrò staccata, farà sempre parte di tutto questo tratto. L'occhio che cosa vedrà? Vedrà solo questa fettina qua, sì, che uscire. Si stacca, no? Sì. Io adesso la vedo e vedo qual è il punto di sovrapposizione, ma non sarà visibile una volta che avrò l'inchiostro qua. Esatto, sì. Ma proprio il fatto di non averlo ti consente di capire dove devi portare il tratto, no? Sì. Sì. Proviamo, Marta, a sbagliare l'inclinazione e vediamo che cosa succede alle nostre lettere. Allora, tu la fai molto più piatta. Guarda, io userò un angolo, la metà, Ok. 20 gradi più o meno. Io userò questo, un pochino più alto. Ok, e tu? Perché quando vado ad usare una punta piatta, io non sto proprio spostando la presa sulle matite, le sto tenendo rigide nella mia presa. Ups, aspettate che ho. Avrei dovuto fare questa cosa qua. Provo. Vediamo se riesco. Perché naturalmente, usando le matite in modo più piatto, io ho prodotto una riga più larga perché ho sfruttato di più la larghezza, la distanza tra le due matite, no? Usandole così. Mentre Marta, che la usate più alte, cioè con un angolo più maggiore, più alto, quando fa un tratto in verticale, ha uno spazio qua in mezzo che è molto minore, lo vedete? Minore, sì. Quindi Beh, io ma otticamente semplicemente tendevo ad allargare questo spazio qua perché non mi piaceva che fossero così vicini e tutto raggruppato, sì. tutto. Invece ho fatto male, ho dovuto fare uno spazio più o meno largo come quello che avevo da questa parte. Vedete come cambia? La lettera sembra proprio tutta un'altra cosa, molto più appoggiata sulla linea di base, no? La mia è Sì, cioè tanto si più vede tozza. proprio la differenza dello spessore in base all'inclinazione delle punte. Quindi Yes. questa è la classica 45 gradi, come abbiamo fatto prima all'inizio, e ha, diciamo, uno spessore medio. No, Sì, ma perdonami, man mano che si questo. abbassa l'angolo Questo è il 45 gradi, questo è un pochino più sarà 60, sì, alto, sì, cinquantacinque, infatti 60, sì. questo spessore è minore rispetto a questo, Non misurare la minore diagonale, Marta, misura la larghezza sulla l'orizzontale. rispetto a questo. Ok, aspetta che rifo.
Esatto, quelle misure là. Okay. Bene, quindi vi invitiamo se... tra l'altro sappiamo che tanti si sono procurati il libro di Ann Kemp, sì. Quindi tutte le istruzioni le trovate su quel libro là, sono ottime per iniziare. Per chi vuole, no? Iniziare anche a fare un po' di lettere in questo modo. Sì, sempre partendo dalle forme che abbiamo visto, però facendole con un altro strumento. Sì. Quindi andiamo ad introdurre un livello di difficoltà che è lo spessore. Sì, sì. Io tra l'altro poi parlando di queste cose qua e magari anche di corsivo un pochino più a uso quotidiano, ho provato, non so se voi l'avete fatto, ho provato a comprare dei set di penne stilografiche che hanno la punta tronca e ne ho una di ricambio anche per la mia, adesso ve la faccio vedere, per la mia TV-USB. Wow! Ah sì, beh wow, eccola. L'ho usata penso, oddio dove l'ho messa, aspetta non è questa, questa è una punta fine. Non ce l'ho più, vabbè. Però insomma per farvi capire è tipo queste qua, l'hai mai usata Marta la punta di ricambio nelle penne stilografiche? No, perché ho da un po', non so come ci sono arrivate, ho queste stilografiche che hanno già la punta. Ah, sì, 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 esatto. La esatto. Punta tronca e sono le Tragio Calligraphy e hanno praticamente tre punte. Sì, diverse. Sì, 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 sì. Però quindi quando devo usare per fare pratica utilizzo queste. Allora. Io invece ho questo qua, che adesso vi faccio vedere. Aspettate che... Mamma mia. Tiger, Eccole. 5 euro. Scusami? Tiger, 5 euro. Tiger vendeva questa cosa qua. Vi assicuro che fanno il loro mestiere. Ecco. E sono super comode perché sono già pronte, no? Voi mettete... Beh sì, hanno tutte le comodità della stilografica, quindi inchiostro sempre fluente sì. E con una punta che ci permette di scrivere. Esatto, diversi, quindi se vi capitano queste cose qua, prendetele, è uno sfizio che potete permettervi, ma vi cominciano a darvi un'idea di che cosa si può produrre con una punta diversa, no? Sì. Questo ecco, era una... allora, permettimi di dire una cosa. Vai. Perché qui c'è un tasto lento. Allora, le punte tronche vanno utilizzate negli stili a punta tronca. Ah! Nel senso... Se dovete scrivere la lista della spesa, prediligete una monolinea, non una stilografica a punta tronca, ma utilizzate le stilografiche a punta tronca per fare pratica degli stili l'italico, cancelleresca, quello che volete, però che sia a punta tronca. Foundational, sì, sì, ci sono un sacco di stili semplici e belli che... Sì. Allora, Lara Novelli, se non la smetti di scrivere queste cose, dice che lei li ha trovati da Tiger a 3 euro. Vuoi dire ecco. Che Tiger dalle tue parti è più economico? Va bene. No, però sì, sono strumenti che con una spesa minima magari ci fanno un po' divertire, cominciamo a prendere confidenza con sì. Uno stile facciamo, che è più vicino un po' a fare amicizia, no? con qualcosa di nuovo e poi dopo esatto. Marta, ti chiedono piano. Il nome della tua stilografica. Aiuto, eccola. Sono Tradio Calligraphy della Pentel. Fai vedere la punta ancora. Sono di tre misure. Questa è la 2.1, quindi 2 mm e 1, non so quello che è. Poi c'è da 1,8
tutto. Ci dici anche con che cartucce si caricano, per favore? Sì, te lo dico subito. Hanno le loro cartucce o sono quelle? Sono queste sono le universali. Tipo la Parker, quelle lunghe. Sì. Però ricordatevi che ci sono sempre le siringhe. Sì, quindi se ne avete già in casa, utilizzatele riempiendole con la siringa. Esatto. Con gli inchiostri che avete. Sì. Bene. Però non so dirvi quanto costano perché non, è da un po' di tempo che là non me lo ricordo. Forse non sono economiche come quelle di Tiger, siamo credo sui 13-15 euro, una roba del genere. Va bene, però insomma uno può anche decidere che fa un piccolo investimento. Sì. Tanto in quasi tutti i negozi che hanno questi articoli te le fanno provare. Quindi sì. Le provi, vedi che sensazione ti danno, perché anche quello è importante, il corpo della penna, come riesci a tenerlo in mano, no? Sì, assolutamente. Come se è troppo grande, il troppo chiostro, la piccolo. Punta. Sì. Insomma. E magari uno decide di fare un piccolo investimento, una misura alla volta. Sì, non è sufficiente iniziare con una, poi dopo esatto. ampliare. Bene, dai, allora. Alla fine ci siamo dilungate anche stasera. Hai visto? Ecco, esatto. Abbiamo creato dei bisogni anche stasera. Però abbiamo introdotto un argomento nuovo, interessante. No, e poi questa sera sono bisogni sani, dai. Sì. Chiediamo scusa a Elena, e la risposta alla sua domanda la faremo nella sì. prossima serata. Ecco, Chiara ci dice costano circa 18 euro. Ah, ecco. Vedi. Grazie, Chiara. Ricordavo più o meno bene. Ok. Allora, torniamo in faccia, così ci facciamo i saluti. Aspetta, che qua tra. Ok. Ce l'ho fatto. Bene, allora. La domanda di Elena è rimandata alla settimana prossima, sulla sì. L. Tra l'altro devo andare a ritrovarmi la storia, così la ripostiamo e facciamo vedere di che cosa si trattava. Era una cosa molto interessante, è anche quella una progressione. Non so se questa progressione nel libro che ha fatto vedere Marta stasera c'è, sarebbe non interessante. Ah, non c'è, non è c'è, andata già. perché questo libro supporta la leggibilità della scrittura. Niente E occhielli. gli occhielli vengono eliminati, sono proprio Ok. chiari, quindi non toccano lettere occhiellate. Ok. Quindi, Però diciamo che secondo me una progressione c'è, e magari ne parliamo la settimana prossima. Si esce dall'italico e si entra in un altro mondo. sì. Va bene. Allora. Ok. Salutiamo tutti. Facciamo Questa questo ride. pizzico di curiosità. Sì, beh, va bene. Insomma. Salutiamo tutti. Grazie della compagnia. Grazie a tutti. Che più? Devo salvare io stasera. Ah sì, Marta salva la diretta, esatto. Io non mi ricordo se ho invece salvato la diretta della settimana scorsa su YouTube, però dopo andrò a controllare. E solo, era solo per ricordare a chi ci ha seguito stasera per le prime volte o per la prima volta che Chiacchiere Monolinea ha anche il suo canale YouTube. Salviamo la diretta e la esportiamo su YouTube, quindi vi potete rivedere tutte le dirette con tutti i consigli per gli acquisti che non sono sponsorizzati in nessun modo. Teniamo a non dirlo. siamo brava collegati a nessuno sponsor, quello che facciamo vedere sono acquisti che facciamo noi, che abbiamo fatto o stiamo facendo, sono cose che proviamo pagandole di tasca nostra. Proviamo e di cui condividiamo le nostre impressioni, Esatto, molto sinceramente. esatto. Quindi niente, appuntamento a martedì prossimo. Martedì prossimo. Se avete delle domande, ce le mandate in anticipo e cerchiamo di parlarne insieme. Ok, Bene. assolutamente sì. Buon martedì grasso a tutti, buon carnevale. Già,
Buon carnevale a tutti. E buona serata. Ci manca la trombetta, però vabbè. Come se l'avessimo fatto. Non abbiamo, aspetta, non abbiamo una skin di carnevale, aspetta. Io c'ho questa ancora da Natale. Però no, non va bene. Oddio, credo che di non averne. No, ce l'abbiamo una skin di carnevale, no? No, questa qua è quella del capo. Le farfalline. Massimo carino. No, aspetta, la tua è più carina. Quale è questa? Quella del... Figo, va bene, dai. Allora, è Mardi Gras, quindi... Facciamo una cosa tipo carnevale. E buonanotte a tutti, anzi no, non so se qualcuno lo vedo di là da Polantonio, perché adesso sto andando a collegarmi e ci vediamo di là. Ok. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao ciao! Ciao.